Ciao ragazzi, oggi siamo a Seoul, la capitale della Corea del Sud. Siamo nel centro commerciale Lotte e vi porto a vedere cosa vendono nei supermercati coreani. Appena si entra da questa entrata, la prima cosa che si nota è il kimchi. Guardate, kimchi dappertutto, in tutte le salse. Kimchi! Very good! Thank you! Number one. Wow, this is big. How much cost this? 99. Ok. Questo costa 7 euro. Ok, thank you. Thank you. Bye. Guardate, è pieno qua, tutto intorno. Kimchi, 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 kimchi. Kimchi, kimchi, kimchi. Ok, questo è polipo al sapore di kimchi. Buono, me l'aspettavo piccante. È un pochino. Tutte varietà di kimchi. Una delle pietanze più famose al mondo della Corea, che di solito sono delle verdure, delle verze con salsa di pomodoro piccante e altre marinate. Guarda che roba. Qui c'è carne. Questa dovrebbe essere carne di Kobe. E comunque nessuno compra niente perché ci sono dei prezzi esorbitanti. 100 grammi di questa carne costa quasi 20.000 won, che sarebbero 14 euro. Water aging, qui fanno la stagionatura in acqua. Qui abbiamo il sushi, vediamo quanto costa il sushi. Questa vaschetta costa 20.000 won, che sarebbero più o meno 14 euro. Anche questo 14 euro. Qui siamo già a 21 euro, 30.000 won questa vaschetta con salmone. Invece qua c'è sashimi misto, qua arriviamo a intorno ai 28-30 euro. Banane 5 euro. Guardate qua queste angurie, hanno tutte lo stesso prezzo. Sono 40.000 won, che più o meno sono 28 euro. Marza. Io poi che vengo dalla Puglia, che le angurie costano niente, soprattutto ad agosto. 100 grammi di pomodori, 1 euro. Anche qui 100 grammi, sarebbero un paio di pomodori. E la frutta costa così tanto che ci fanno le confezioni regalo. Questa confezione costa 100.000 won, che sarebbero più o meno 77 euro, 80 euro. Anche qui 80 euro per 4 meloni, tipo 20 euro l'uno. Scelgono i pezzi migliori e li impacchettano. Qua abbiamo la pasta di cecco, questa costa più o meno 4 euro e mezzo, 3 euro, 4 euro. Olio di girasole, olio di oliva, questo costa un bel po', 26.000 won. Spaghetti, spaghetti. Spaghetti di cecco più o meno 3 euro, anche qui. Scaffale superiore di cecco, quella che costa di più, de cecco. In fondo la nascondono, la Barilla, che non se la caga nessuno. Entriamo in un'altra zona del supermercato. Qui c'è tutta roba fritta, peperoni. Qua ci sono tipo dei dumpling, dei ravioloni, sì. Più o meno costano 1 euro qualcosa. Sì, sono tutti dumpling. E questi sono granchi, 8 euro, una vaschetta, calamaro, ripieno. Questo è tutto pesce.
Sezione dolci. 2-3 euro l'uno, più o meno hanno tutti gli stessi prezzi. Questi vi fanno gola, guardate qui con i mirtilli. Panificio, focacce, focaccine, una ciabatta. La ciabatta 2 euro. Ce n'è di roba, eh? Anche qui sembra una gioielleria. Le baguette, più o meno questo costa 1,50 euro. Questa baguette costa 2 euro. Questa più grande più o meno 3,50 euro. Qui roba appena sfornata. Qui ci sono i donuts. Guardate queste pizze, super sottili, 2 euro per questa roba. Qua c'è anche la pizza con le alghe. Qua mi sa che compro qualcosa, roba sfiziosa. Qui devo prendere il vassoio. Compriamo qualcosa, ok, vediamo. Questo si chiama goroke kimchi, questo è kimchi, questo è curry e queste sono verdure. Prendiamone uno, prendo questo al curry, andiamo a pagare. Posto enorme qui, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Qui si può mangiare, ci si può sedere. €7. Anche qua dumpling. Sacco di pesce, insalate di pesce, sushi, 5 euro più o meno la vaschetta di sushi, più o meno con 7-8 euro si può mangiare, 5-6-7 euro, questo costa 8 euro. Ragazzi, a me mi è venuta fame e adesso mangio dei noodle soba, ci mettono anche il ghiaccio. Con queste temperature ci sono 30 gradi fuori, questi soba freddi sono l'ideale. Che piattone! Freschissimi! Ragazzi, se siete a Seoul in Corea, venite a visitare il centro commerciale Lotte e al primo piano trovate questa food court piena di cibo squisito, cibo economico, non ve ne pentirete. Adesso termino qui questo video e spero che vi sia piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi al canale, di pigiare la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!